Lo spazio delle arti La Soffitta di Colonnata di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze inaugura domenica 30 ottobre la mostra di Nature Morte del maestro Bruno Ferrari. La mostra si concluderà il 16 novembre e sarà visitabile tutti i giorni feriali dalle 21 alle 23, mentre nei giorni festivi è prevista l'apertura antimeridiana dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 19. La mostra rimarrà chiusa per turno di riposo il lunedì. Insieme a me c'è Francesco Mariani, responsabile delle mostre dello Spazio delle Arti La Soffitta, al quale chiediamo di presentare quest'ennesima mostra. Per l'esattezza è la 368esima mostra accompagnata dal 368esimo catalogo. Sì, dunque, credo sia un record mondiale. Ora, Insomma, mondiale, diciamo. La cosa interessante che sta avvenendo stamani mattina qui alla Soffitta è proporre un artista di livello importante a parer nostro come gruppo responsabile, perché è una situazione esterna che va al di fuori del territorio comunale di Sesto Fiorentino. Proporlo a Sesto e alla Soffitta per noi è stato un onore. Perché? Perché lo abbiamo conosciuto in un altro contesto, il signor Bruno Ferrari. Lo abbiamo conosciuto a Reggio Emilia e un anno fa ci è sembrato proporlo qua a Sesto Fiorentino importante. Perché importante? Perché il signor Ferrari è praticamente pittore che poteva fare benissimo il fotografo, a parer mio o a parer nostro. Questo saranno anche visitatori a stabilirlo. Probabilmente la fotografia è stata la molla e ha fatto scattare a Bruno la passione per la pittura. Io leggo nelle sue opere queste cose qua. Certamente lui ora spiegherà bene le sue opere, perché è bene lasciare il compito a lui. Io vorrei ricordare, prima di passare a Bruno Ferrari il microfono, che questa mostra, come tutte quelle che l'hanno preceduta, sono organizzate dallo Spazio delle Arti La Soffitta con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, in particolare dell'Istituzione per i Servizi Educativi, Culturali e Sportivi. Bruno Ferrari, che fa il suo esordio nella nostra trasmissione, ci parlerà anche un po' di lui. Toscana, oltre che un esordio in Toscana, nella nostra rubrica Incontri con l'Arte, quindi vorremmo anche un minimo di presentazione da parte sua. Lei è nata a Reggio Emilia nel 1949. 49, esatto, niente, ho sempre avuto la passione per la pittura, prevalentemente sono un autodidatta. Le nozioni principali, diciamo le basi della pittura, mi sono state date dalla sorella che ha insegnato scuola d'arte per molti anni. Spiegare la propria pittura credo sia molto difficile. Però lei ci potrebbe spiegare le sue scelte, perché per esempio questa scelta di privilegiare le nature morte, qui non ci sono figure, non ci sono personaggi. Ma per me le persone ci sono all'esterno del quadro, insomma, se lei fissa attentamente un quadro, specialmente i quadri di certe dimensioni, io lo vedo il quadro con la figura che sta ammirando l'opera d'arte. Poi non è detto che tra qualche anno, in futuro, io possa inserire anche la figura. E le tonalità, diciamo, per esempio, questa scelta cromatica tendente al grigio? Ma sono i colori che prediligo, anche perché io mentre dipingo mi danno un senso di quiete, di pace, di rilassatezza. La mia pittura credo sia in bilico, no? tra una realtà e una fantasia. Ecco. Quindi io indubbiamente in passato la composizione me la studiavo un po' di più, c'era una maggiore ricerca dell'oggetto, quindi poteva risultare un po' più fantastica. Ecco, attualmente c'è meno ricerca dell'oggetto e la composizione la colgo anche da ciò che vedo, come lei vede un po' negli ultimi quadri, cose meno dove c'è comunque della fantasia, ma prevale un senso di realtà. Poi è chiaro che ci deve essere un'ispirazione. Nella scelta degli oggetti c'è anche un taglio nostalgico, sono oggetti non della modernità ma oggetti del passato. Sono oggetti che comunque quasi tutti abbiamo nelle nostre case, insomma, perché io insomma ho i genitori di mia moglie che facevano i contadini, quindi ci sono le cassette dove mettevano l'uva, ci sono i cocci o gli orci dove mettevano l'olio, quindi sono tutte cose di uso comune, diciamo più nell'immediato, insomma. Non ci sono oggetti della tecnologia? Ecco,
stanno rientrando ultimamente nei miei quadri, ma in modo, a modo di discarica, insomma, ecco. Lei adesso qui purtroppo non sono riuscito, così adesso c'è un tema che segue queste ultime opere dove c'è anche qualche oggetto, diciamo, moderno, tra virgolette, però insomma già accatastato, già rifiutato dal mondo. Ecco, mentre lei vede le vecchie cassette che comunque reggono ancora all'usura del tempo. Bene, io la ringrazio e vorrei che si avvicinasse alla nostra postazione Osvaldo Cavalzani, che è un importante imprenditore del territorio e stamani è qui come amico del protagonista della mostra, e a lei chiediamo un contributo, lei che lo conosce da tempo, conosce la sua opera e ritengo sia anche collezionista delle opere del maestro. Sì, ci conosciamo con Bruno Ferrari da molti anni, quando tutti e due ci occupavamo di cose attinenti al nostro lavoro. Poi ho scoperto negli ultimi anni questa virtù che Bruno ha, quella del pittore, e devo dire, io ho avuto modo anche di dire in passato, trovo nella pittura di Bruno più che una natura morta, ovviamente, che è una natura morta, ma trovo animata vita, trovo molta luce, trovo un recupero di quel colore, quel grigio che lei diceva prima, ma che ha anche un passato non soltanto carico di nostalgia, ma carico anche di un modello che è passato e che forse oggi ci manca. Mi riferisco all'arte contadina, alla storia contadina che ha... Quindi carico di valori anche. Sì, carico di valori morali e etici. E sull'etica mi rivolgo all'ultima parte di Bruno, che ha l'ultimo di questi tre quadri, dove lui tocca un tema che io chiamo ecologico. E mi viene subito in mente, in questo tema che lui tocca, non solo le favela, ma le discariche del mondo che abbiamo creato, le discariche che spesso danno da mangiare a dei bambini, a delle famiglie, basta pensare a Rio de Janeiro o a altre parti del mondo, e forse tra poco anche in Europa, penso, visto le cose come stanno andando. Ecco, senza entrare in temi politici, dico che questa pittura mi attizza ancora di più, perché credo che è il tema dominante dei prossimi anni. Se il mondo continuerà a vivere o il mondo avrà i problemi che oggi conosciamo. Grazie, c'è anche questo messaggio nei quadri del maestro Bruno Ferrari, c'è una tecnica sopraffina nella raffigurazione delle nature morte, c'è questo taglio espressionista, esistenziale, e poi c'è questo taglio nostalgico, quindi sono molti gli ingredienti che noi consigliamo di venire a scoprire nelle tele di Bruno Ferrari, esposte all'interno dello Spazio delle Arti La Soffitta, Colonnata di Sesto Fiorentino, dal 30 ottobre al 16 novembre. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 21 alle 23, escluso il lunedì giorno di chiusura. Nei giorni festivi la mostra sarà visitabile anche al mattino dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 19. Vi ricordo che la mostra ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino ed è accompagnata come sempre da un catalogo, il catalogo numero 368, pubblicato dallo Spazio delle Arti La Soffitta. We'll be right back.
della modernità, ma oggetti del passato. Sono oggetti che comunque quasi tutti abbiamo nelle nostre case, insomma, perché io, insomma, ho i genitori di mia moglie che facevano i contadini, quindi ci sono le cassette dove mettevano l'uva, ci sono i cocci o gli orci dove mettevano l'olio, quindi sono tutte cose di uso comune, diciamo, più sul, non nell'immediato, nell'immediato, insomma. Non ci sono oggetti della tecnologia, ecco, però. Stanno rientrando ultimamente nei miei quadri, ma in modo, a modo di discarica, insomma, ecco. Adesso qui purtroppo non sono riuscito, così adesso c'è un tema che segue queste ultime opere dove c'è anche qualche oggetto, diciamo, moderno tra virgolette, però insomma già accatastato, già rifiutato dal mondo, ecco, mentre lei vede le vecchie cassette che comunque reggono ancora all'usura del tempo. Bene, io la ringrazio e vorrei che si avvicinasse alla nostra postazione Osvaldo Cavalzani, che è un importante imprenditore del territorio e stamani è qui come amico del protagonista della mostra, e a lei chiediamo un contributo, lei che lo conosce da tempo, conosce la sua opera e ritengo sia anche collezionista delle opere del maestro. Sì, ci conosciamo con Bruno Ferrari da molti anni, quando tutti e due ci occupavamo di cose attinenti al nostro lavoro. Poi ho scoperto negli ultimi anni questa virtù che Bruno ha, quella del pittore, e devo dire, io ho avuto modo anche di dire in passato, trovo nella pittura di Bruno, più che una natura morta, ovviamente, che è una natura morta, ma trovo animata vita, trovo molta luce, trovo un recupero di quel colore, quel grigio che lei diceva prima, ma che ha anche un passato non soltanto carico di nostalgia, ma carico anche di un modello che è passato e che forse oggi ci manca. Mi riferisco all'arte contadina, alla storia contadina che ha... Quindi carico di valori anche. Sì, carico di valori morali e etici. E sull'etica mi rivolgo all'ultima parte di Bruno, che ha l'ultimo dei tre quadri, dove lui tocca un tema che io chiamo ecologico. E mi viene subito in mente, in questo tema che lui tocca, non solo le favela, ma le discariche del mondo che abbiamo creato, le discariche che spesso danno da mangiare a dei bambini, a delle famiglie, basta pensare a Rio de Janeiro o a altre parti del mondo, e forse tra poco anche in Europa, penso, visto le cose come stanno andando. Ecco, senza entrare in temi politici, dico che questa pittura mi attizza ancora di più, perché credo che è il tema dominante dei prossimi anni. Se il mondo continuerà a vivere o il mondo avrà i problemi che oggi conosciamo. Grazie. C'è anche questo messaggio nei quadri del maestro Bruno Ferrari, c'è una tecnica sopraffina nella raffigurazione delle nature morte, c'è questo taglio espressionista, esistenziale, e poi c'è questo taglio nostalgico. Quindi sono molti gli ingredienti che noi consigliamo di venire a scoprire nelle tele di Bruno Ferrari, esposte all'interno dello Spazio delle Arti La Soffitta, colonnata di Sesto Fiorentino, dal 30 ottobre al 16 novembre. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 21 alle 23, escluso il lunedì giorno di chiusura. Nei giorni festivi la mostra sarà visitabile anche al mattino dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 19. Vi ricordo che la mostra ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino ed è accompagnata come sempre da un catalogo, il catalogo numero 368, pubblicato dallo Spazio delle Arti La Soffitta.